Presente alla conferenza stampa di ieri anche l'assessore allo sport e politiche giovanili Antonio Rossi, anche con lui abbiamo fatto un bilancio per quanto riguarda il suo assessorato. Assessore Rossi, primi 100 giorni, anche con lei un bilancio del suo assessorato che ha due deleghe, sport ma anche giovani. Lei è partito proprio stanziando un pacchetto per le start-up per i giovani. Esatto, sì, era un bando fatto con Union Camere di 2 milioni, di cui uno dato dalla messa a disposizione da Regione Lombardia. Diciamo che è stato un periodo proprio di ascolto anche nelle varie associazioni sportive per quanto riguarda lo sport. Abbiamo girato per le province, io e i miei collaboratori, abbiamo ascoltato il territorio e abbiamo capito quali erano veramente i problemi da affrontare, anche perché le risorse non sono tantissime e la volontà è proprio quella di indirizzarle in modo giusto senza sprecarle. È uscito un bando anche per i gestori di impianti di risalita di 6 milioni, è portabile a 8. Quindi insomma stiamo proprio lavorando anche in funzione dei bandi che ci saranno nel prossimo anno, che usciranno a settembre per le manifestazioni sportive. Devono essere bandi più semplici, bisogna aiutare le associazioni sportive, quindi anche con quelle spese di utenza che sono spese vive e che vanno a incidere molto sui bilanci delle associazioni sportive. Poi tavoli, ascolto del territorio, tavoli con le province, ma anche in vista dell'Expo per quanto riguarda lo sport e il rinnovo degli impianti, no? Esatto, sì, molto importante anche il tavolo Expo che abbiamo attivato, diciamo, anche con il Comune e con la società Expo. E, insomma, stiamo veramente dialogando molto col territorio. Ci mancano due province, Cremona e Mantova, dopodiché usciremo anche con un lavoro fatto insomma, di studio in questi 100 giorni e agiremo su quello che abbiamo fatto.